Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, oggi la liturgia ci fa ricordare i santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa, i padri dei primi secoli della Chiesa, soprattutto orientale, che hanno approfondito la dottrina cristiana e hanno testimoniato anche attraverso la loro opera pastorale e caritativa la fede in Cristo, Figlio di Dio, Verbo incarnato. Nel loro ricordo allora vogliamo prepararci a vivere questa Eucaristia, disponendo il nostro cuore e affidando alla misericordia di Dio la nostra vita anche in questi primi giorni dell'anno che abbiamo appena iniziato, perché ci purifichi da tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. O Dio, che hai illuminato la tua Chiesa con l'insegnamento e l'esempio dei santi Basilio e Gregorio Nazianzeno, donaci uno spirito umile e ardente per conoscere la tua verità e attuarla con un coraggioso programma di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli, chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? L'anticristo è colui che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non possiede nemmeno il Padre. Chi professa la sua fede nel Figlio possiede anche il Padre. Quanto a voi, quello che avete udito da principio rimanga in voi. Se rimane in voi quello che avete udito da principio, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. E questa è la promessa che Egli ci ha fatto, la vita eterna. Questo vi ho scritto riguardo a coloro che cercano di ingannarvi. E quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui rimane in voi e non avete bisogno che qualcuno vi istruisca. Ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera e non mentisce, così voi rimanete in lui come essa vi ha istruito. E ora, figlioli, rimanete in lui perché possiamo avere fiducia quando Egli si manifesterà e non veniamo da Lui svergognati alla sua venuta. Parola di Dio. E rendiamo grazie a Dio. Tutta la terra ha veduto
al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra. Gridate, esultate, cantate inni. Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò: io non sono il Cristo. Allora gli chiesero: chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono. Disse: sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora: chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose: io sono voce di uno che grida nel deserto: rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro: io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Alleluia. Cari fratelli e sorelle, ieri abbiamo celebrato la Madre di Dio,
E abbiamo giustamente voluto contemplare la Vergine Madre proprio attraverso questo titolo, Madre di Dio, che ci ricorda non solo la sua altissima dignità alla quale Dio l'ha chiamata per grazia, ma soprattutto ci ha ricordato che Gesù, il Verbo incarnato, il figlio della Vergine Maria, non solo è uomo nella carne inviato da Dio, ma è Dio stesso che ha posto la sua dimora in mezzo a noi e ha vissuto la sua realtà terrena assumendo in tutto la nostra natura umana, eccetto il peccato. Ma è venuto nel mondo per riscattarci dal peccato. A volte tutto questo può sembrare scontato, ma dietro queste affermazioni e dietro questa dottrina noi siamo interpellati a credere che Gesù è il Figlio di Dio. E oggi ce lo ha ricordato anche l'Evangelista Giovanni nella sua prima lettera, quando ci parla appunto della verità, chi è il Cristo. Cristo è Dio fatto uomo. E questo Cristo, che è il Dio fatto uomo, è colui che è venuto a salvarci e nel quale noi dobbiamo credere. Chi rifiuta questa verità, dice Giovanni, viene dal maligno. Chi rifiuta questa verità è un menzognero. Perché Dio nella sua verità si è rivelato a noi attraverso i profeti. Le promesse dell'Antico Testamento però si sono realizzate in Gesù Cristo, figlio della Vergine Maria, vero Dio e vero uomo, così come lo professiamo nel simbolo che ogni domenica recitiamo come comunità cristiana. E vedete, continua il tempo di Natale, ma anche il Vangelo oggi non ci fa forse più contemplare il presepe, ma ci mette già in una prospettiva ulteriore, facendoci ascoltare questa parola dove ormai Gesù non è più il bambino di Betlemme, ma è l'agnello di Dio, colui che Giovanni Battista testimonierà come presente nel mondo. Anzi, proprio in ragione delle domande che i farisei gli pongono, chi tu sei, perché vedono che Giovanni Battista è comunque un profeta, vedono che battezza, vedono che appunto predica e chiama la conversione, hanno forse l'idea che proprio lui possa essere il Cristo. Ma Giovanni dice la verità e non nega quello che lui è, colui che è venuto a preparare la via del Signore, ma esorta i suoi interlocutori a capire che c'è qualcuno in mezzo a loro ormai che rappresenta questa presenza nuova e definitiva di Dio nella storia umana. È Gesù, vero Dio e vero uomo. E questa è una questione che ci interpella profondamente. Finisce, possiamo dire, il Natale dei sentimenti, dove magari ci commuoviamo anche con facilità, e inizia il cammino di fede, quel bambino che anche nei prossimi giorni vedremo gli stessi magi riconosceranno come il figlio di Dio e colui al quale dobbiamo affidare la nostra esistenza. Dobbiamo effettivamente credere che lui è venuto a salvarci e che la nostra vita ha la possibilità di essere vissuta nella dignità dei figli di Dio grazie a lui e in lui. Gesù Cristo è colui che rappresenta il vertice di questa rivelazione, del mistero dell'incarnazione, per incamminarci verso il compimento di tutta la sua missione, e cioè la sua morte e la sua resurrezione. Giovanni ha battezzato con acqua, ma poi dirà che colui che verrà battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Questa è la missione del Figlio di Dio, unigenito, lui e che è generato dal Padre e che ha la pienezza della divinità, ma che anche il Figlio dell'uomo ci insegna la Scrittura, e cioè è il primogenito di tanti fratelli che siamo noi, ed in Cristo c'è la nostra salvezza. Ce lo ricordano, se vogliamo, anche i santi che oggi ricordiamo, San Basilio e San Gregorio Nazianzeno, sono padri della Chiesa dei primi secoli, padri della Chiesa d'Oriente, che nella loro vita hanno approfondito proprio questa dottrina in rapporto alle eresie, che molte volte negavano la divinità di Cristo ed esaltavano troppo l'umanità.
negavano appunto anche la possibilità che Maria in questo senso fosse la madre di Dio, ma alla dottrina accompagnavano la loro vita nella fede e nella testimonianza della carità. Ecco, come questi santi anche noi cerchiamo sempre più di capire chi è il Cristo per noi, soprattutto per la nostra vita, e testimoniamo la nostra fede nel Figlio di Dio venuto sulla terra attraverso la nostra carità. Sia lodato Gesù Cristo. Siamo entrati nel nuovo anno con il carico pesante dei nostri limiti, ma al di sopra di noi rifulge la santità di Dio più splendente di ogni nostra colpa e la sua potenza superiore ad ogni nostra debolezza. Preghiamo dunque con immutato fervore. Preghiamo insieme e diciamo: Padre di tutti, ascoltaci. Padre di tutti, ascoltaci. Al vertice della nostra fede sta l'accettazione della divinità di Cristo, perché possiamo penetrarla con sempre maggiore convinzione e proclamarla con fervore crescente. Preghiamo. Ascoltaci. Colui che venne nel mondo per redimerci ritornerà come nostro giudice, perché la nostra condotta sia tale da meritare una sentenza di gloria. Preghiamo. Tutti ascoltaci. Ci siamo scambiati tanti auguri, pensando a tutti i possibili desideri del cuore umano, perché al di sopra di tutto ci preoccupiamo, come il salmista, di essere interiormente nuovi, così da elevare a Dio un canto, un omaggio nuovo. Preghiamo. Padre di tutti ascoltaci. L'umiltà e la sincerità dimostrate dal Battista tracciano un prezioso programma per ogni credente, perché sappiamo portare a viso aperto il nome di Cristo in una società troppe volte pavida e opportunista. Preghiamo. Padre di tutti, ascoltaci. Colui che è amore, che perdona e premia, accolga nella sua casa i nostri cari e tutti i fratelli defunti che sono passati da lui, da questo mondo. Preghiamo. Padre di tutti, ascoltaci. O Gesù, molti sono oggi gli inviti a proclamare con sincerità ed ardore che tutto è dono, tutto è grazia, anche l'inizio di questo nuovo anno. Lo iniziamo nel tuo nome, fa che lo portiamo avanti con il tuo aiuto. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore.
Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Ti offriamo, Signore, questo sacrificio di lode in onore dei santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, nella serena fiducia di essere liberati dai mali presenti e futuri e di ottenere l'eredità che ci hai promesso. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti a te. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre per i tuoi benefici, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Nel mistero adorabile del Natale, Egli, Verbo invisibile, apparve visibilmente nella nostra carne per assumere in sé tutto il creato e sollevarlo dalla sua caduta. Generato prima dei secoli, cominciò ad esistere nel tempo per reintegrare l'universo nel tuo disegno, Padre, e ricondurre a te l'umanità dispersa. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra,
rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua bontà. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, i Santi Basilio e Gregorio Nazianzeno, i Santi Francesco e Chiara, San Pio da Pietrelcina e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente nell'unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai il regno, tua la potenza e la gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione ai tuoi santi misteri susciti in noi la fiamma di carità che alimentò incessantemente la vita dei santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno e li spinse a consumarsi per la tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. E arrendiamoci.